Domanda per Gibelli. Il recente rapporto dei NAS, ricordiamo i Carabinieri Nucleo Antisofisticazione, sulla sanificazione dei mezzi pubblici di trasporto ha evidenziato alcune ombre, mancata pulizia anti-Covid-19, seppur dichiarata, e non rispetto del distanziamento. Siamo davvero sicuri quando ci spostiamo, Gibelli? Guardi, io ringrazio di questa domanda che mi consente di dare alcune spiegazioni che sono dovute alle persone che viaggiano. All'inizio della pandemia, non conoscendo il virus, come negli ospedali, le pulizie erano giornaliere ed erano legate a solventi o ai raggi ultravioletti. E quindi duravano bene o male meno di una giornata. A distanza di un anno, le tecnologie che sono state adottate da molte imprese, perché la domanda si riferisce a tracce di un campione molto esteso, dove la percentuale è molto limitata, dimostra che il Covid c'è. Le tecnologie che stiamo introducendo a distanza di un anno sono tecnologie, ad esempio, di nebulizzazione di ioni d'argento, dove consentono che le superfici trattate abbiano una possibilità di uccidere il virus addirittura estesa di una settimana. Ci è voluto tempo e questo mi consente di rassicurare persone che hanno visto questa indagine, un'indagine assolutamente corretta che ci aspettavamo e che ha dimostrato che il Covid esiste. Che cosa vuol dire? Che se il rilievo è fatto all'inizio del servizio, vuol dire che in alcuni casi, ma rarissimi, l'autobus non era nelle condizioni ottimali per uscire. Se viene fatto durante la giornata questa indagine, ovviamente salgono e scendono migliaia di persone, il fatto che il Covid esista è un elemento che lascia delle tracce sui mezzi pubblici come in qualunque altro luogo, perché purtroppo, come ricordavo prima, la percentuale dei contagi è ancora significativa, pur registrando il fatto che alcune regioni sono scese dalla zona rossa alla zona arancione. Quindi è un dato che va interpretato in quella dimensione. C'è una grande volontà da parte delle aziende di implementare le tecnologie, ne ho descritta una, ce ne sono altre, per consentire alle persone di avere una percezione del viaggio diversa rispetto a tante narrazioni. L'ultimo tema che toccava il tweet, che è interessante, è il distanziamento. Noi il distanziamento come altro l'abbiamo sempre contestato, perché il metro su un mezzo pubblico non è praticabile. Lei mi dirà, oppure le persone che sono a casa diranno, cosa si deve fare? Abbiamo raccolto tutti gli studi a livello mondiale delle buone pratiche per dare delle indicazioni alle nostre imprese. Allora, le condizioni di indicare un metro e 50, il 50% di capacità, come è in questo momento, o l'80%, come era la riapertura delle scuole a settembre, sono numeri non gestibili. Oggi si tende ad evitare il distanziamento invitando le persone a comportamenti, come dire, più prudenti. Ad esempio, in alcune realtà è stato dimostrato scientificamente che le analisi empiriche e scientifiche sui mezzi di trasporto, quando si sta nelle cosiddette aree del silenzio, la possibilità di contagio è quasi zero. Quindi l'uso di telefonini, gente che chiacchiera e con la mascherina riduce la possibilità di contagio. La distanza su un mezzo che è in movimento, che ha un layout definito, è sempre da parte nostra stata fortemente contestata, perché non è gestibile, anche se la comprendiamo in altri luoghi. Però puoi immaginare, chiaro, quando chiaro. Si aprono e si chiudono le porte, quando si va a prendere la propria borsa in una cappelliera o sotto il proprio posto a sedere, la distanza viene in qualche modo ridotta. Chiarissimo. L'invito, ma è un invito, diciamo, come dire, che faccio a tutti, il silenzio, ad esempio in Francia, in Germania, abbiamo raccolto degli studi sui mezzi pubblici, porta ad avere una condizione di maggior rispetto. Le do solo